è il momento di aprire una nuova pagina dedicata all'Afghanistan. Dedicata all'Afghanistan, a quanto sta accadendo e alle responsabilità dell'Occidente, soprattutto dell'America. Ieri sera le parole del presidente Joe Biden. Facciamo un po' di chiarezza con Dario Fabbri, analista e giornalista di Limes. Benvenuto Dario, grazie per essere con noi. Buongiorno, buongiorno, grazie a voi per l'invito. Buongiorno, allora partiamo proprio da qui, dalle parole del presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Come ricordava Barbara, ha parlato ieri di fatto difendendo le sue scelte, dicendo che dovevamo sconfiggere Al-Qaeda, non costruire una nazione. Ha difeso il ritiro, ha detto non mi pento. Le parole di Biden, che impatto hanno avuto secondo lei? Cominciamo da qui. Beh, l'impatto sull'opinione pubblica americana è un impatto più chiaro, nel senso gli americani non volevano più stare in Afghanistan da molto tempo. I sondaggi da troppi anni confermano questa tendenza, è una maggioranza assoluta, a volte sfiora il 70% di coloro che dicono andiamocene comunque in ogni modo, in ogni caso. Su questo non ci sono dubbi, non c'erano nemmeno prima dell'intervento di Biden. Il punto centrale della questione riguarda soltanto l'Europa, riguarda i paesi europei. Sono gli unici veramente interessati alle scene drammatiche a cui abbiamo assistito in queste ore all'aeroporto di Kabul, o a ciò che potrà essere della condizione umanitaria all'interno dell'Afghanistan. Intendiamoci, poi deve essere onesti, interessati, sentiamoci tra un paio di mesi, vediamo quanto l'interesse sarà ancora vicino a quello di oggi. Agli americani interessa molto, esatto, agli americani interessa molto poco. Ai paesi limitrofi dell'Afghanistan, da quelli più importanti, dalla Cina alla Russia, passando il Pakistan e la Turchia, interessa a chi gestisce il paese che questo non collassi e che faccia più o meno ciò che viene richiesto ai talebani. Il resto, ai noi, sono questioni che si stempereranno nei mesi e nel tempo. La questione profughi, dicevamo, interessa soprattutto l'Europa. Ci sono delle dichiarazioni, Gentiloni dice serve impegno diverso, le parole di Salvini, profughi l'Italia, sono agenzie appena uscite, profughi l'Italia non può permettersi di accogliere decine di migliaia. In questo senso, che è un problema annoso quello della, dell'arrivo degli immigrati, dei clandestini e della spartizione presunta in tutta Europa, come si può risolvere? Perché molti stanno invocando un G7, subito un incontro, un intervento di Bruxelles. Temo che non si possa risolvere, nel senso nel momento in cui cominciasse un vero e proprio esodo a centinaia di migliaia dall'Afghanistan, risolverlo sarebbe pressoché impossibile. Si potrebbe intervenire, come si è fatto in tutti questi anni, tanto nei confronti degli afghani quanto nei confronti degli altri immigrati. Mi spiego, dall'Afghanistan in questi anni sono fuggite centinaia di migliaia di persone. L'Afghanistan gestito dagli americani ha visto già un esodo di profughi verso l'Europa, soprattutto, anche se non soltanto, anche verso l'Iran e altri paesi limitrofi. Come è stato gestito? In alcuni casi mantenendoli sul territorio di paesi esterni a noi, pagandoli, veramente il caso della Turchia, che è soprattutto centrato sulla Siria, ma che ha anche profughi afghani sul proprio territorio, oppure per quanto riguarda noi, quindi i paesi di prima frontiera nel Mediterraneo, mi riferisco ovviamente all'Italia, il metodo è sempre lo stesso, cioè gli altri sono disposti a pagarci affinché li teniamo noi sul nostro territorio, ma l'opinione pubblica italiana, al di là di ogni partito, immigrati, sappiamo, fatica ad accettarli, soprattutto in grandi numeri, e uso un eufemismo. Quindi il problema è difficilmente risolvibile, anche qui un altro eufemismo, che potrebbe letteralmente invadere la nostra discussione politica e centrarla su questo tema nei prossimi anni. Certo. A proposito di lezioni, no, da imparare da questa situazione, da apprendere, è veramente un dramma quello degli afghani in fuga, queste immagini che abbiamo visto tutti, uomini, donne aggrappate ai carrelli dell'aereo militare americano che poi precipitano nel vuoto. Oggi Carlo Verdelli su Corriere della Sera scrive corpi che cadono nel vuoto come accaduto 20 anni fa dalle Torri Gemelle. Anche lei ci vede questo parallelo? Le immagini sono obiettivamente molto drammatiche, il parallelo con l'11 settembre sinceramente non lo vedo e non mi lancio mai in questi paralleli perché a mio avviso non hanno senso. Restano immagini drammatiche, certo. Siamo esseri umani, quindi Verdelli è preso dalla suggestione, ci sta, io non frequento mai paralleli di questo tipo. Resta che i talebani sono stati investiti del ruolo che hanno.
gli americani, i turchi, i cinesi, i russi hanno chiesto letteralmente ai talebani di riprendersi il paese per interesse o per indifferenza, quest'ultima riguarda gli americani, ai talebani viene chiesto anche di controllare il territorio, tradotto che impediscano a centinaia di migliaia di persone di lasciare l'Afghanistan. Possiamo nasconderci dietro un dito, ai talebani viene chiesto anche questo, cioè cinesi, russi, americani, turchi, anche noi, sebbene così sotto traccia, il nostro ruolo è molto, molto inferiore ai paesi che ho citato, chiediamo ai talebani non solo di essere meno peggio, diciamo così, rispetto a 20 anni fa, se è possibile, ce l'auguriamo tutti, ma anche di controllare il territorio e di impedire l'esodo delle persone di cui parlavamo poco fa. Un esodo in massa che diventerebbe difficilissimo da gestire. Grazie a Dario Fabbri, analista e giornalista di Limes. Buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata.